come facevamo la trappola Chico vi è piaciuto tantissimo, e allora sarete contenti perché oggi faremo un'altra trappola, ma questa volta ad Anna. E voi vi chiederete perché una trappola ad Anna? Beh, guardatela, sta lì invisibile, ma siccome è sbanunanna si è dimenticata di togliersi l'armatura. Porca miseria, sti suoni di Minecraft mi fanno caccare addosso. Vabbè, comunque, si è dimenticata di levare l'armatura, la vedete, è lì. E in questo momento credo che non ci sia, ma sicuro si stava preparando per fare qualche cosa di zozzo ai danni del buon Laionio. E allora io in fretta e furia ho pensato: e se noi le facessimo una simpatica trappola? Vi ispira come idea? Sono sicuro di sì, perché siete in fondo un pochino zozzi pure voi. Cioè, senza offesa, ovviamente è una buona cosa essere zozzi, eh. Cioè, guarda che no, ma seriamente. Quindi stiamo andando in questo momento a cercare una zona adatta per fare questa trappola, e vi dirò la verità, qui non è male. Praticamente, da quello che ho pensato io, ci serve un'area con la sabbia, perché è molto importante, perché serve. Poi vi spiegherò, poi vi spiegherò. Prima di tutto dobbiamo prendere un pochino di sabbia in più, e la prendiamo da qui sotto, che secondo me tanto non gli serviva al mare. E dobbiamo fare però qualcosa che sia tipo... è una roba che non si nota, altrimenti se tutta sta sabbia va a finire sotto non abbiamo fatto un cavolo per niente. Devo smettere di piazzare questo blocco lì, eh. Vabbè, la facciamo così, tipo così, va? Qua, bello, mi piace. Adesso vi faccio vedere la trappola che ho in mente. È una trappola semplice, però a differenza di quella di Chico, questa qui non è una trappola che porta alla morte, ma ancora qualcosa di forse peggiore. Perché voi direte: e cosa c'è di peggio, Laionio Scherzonio, della morte? Vi dico io, praticamente di peggio della morte c'è il fatto di non potersi più liberare. Cioè, praticamente tu vai a finire in questa trappola, ci rimani per sempre finché io non decido di farti uscire. Lo so. Sono zozzo tanto. Lo so, non c'è bisogno che lo scrivete. Vabbè, se proprio volete scrivere nei commenti Lion Zozzo, non posso fermarvi, giusto? Però vabbè, non mi offendo del resto. Ok, allora, come funziona la trappola? Ci serve uno spazio di 3x3. Quindi tecnicamente 1, 2, 3 ce l'abbiamo. Il senso, perché ovviamente voi dovete sempre ragionare che deve esserci un modo in cui tu attiri l'intrappolato in trappola, perché altrimenti non risolvi nulla. Se quello non ci viene, per chi la fai, no? Allora io ho pensato, per intrappolare, per attirare Anna, tanto sta arrivando un po' di buio, quindi abbiate pazienza, devo illuminare. Ho pensato questo. Qui cambiamo, mettiamo questa così, e qui mettiamo così, e facciamo un po' più carino, che secondo me Anna è furba, non si fa mica fregare facilmente. Quindi per fregarla noi facciamo che le diciamo che questo qui è tipo la nostra zona estiva, no? Ok? E questa cosa che noi faremo sarà a forma di ombrellone. Quindi tecnicamente lei dovrebbe cascarci veramente, no? Non è tanto facile, però potrebbe farcela. Lion, dove sei? E porca miseria, sono in giro a cercarti un pappagallino. Ecco, freghiamola così, che lei già lo voleva il pappagallino. Quindi se noi scriviamo sta roba l'abbiamo ben che convinta di questo. Vedi, è contenta. Allora, però ho notato un piccolo problema. Un grande problema, che sta zona è un po' stretta. Cacchio. E questo qui potrebbe darci del fastidio, e neanche poco. Perché noi praticamente dobbiamo andare oltre il 3x3. Dobbiamo fare che tutta questa zona circondata sia di pistoni. Così. E voi, lo so, ora non capite, ma ben presto riuscirete a capire. L'unico mio dubbio è che non vorrei che ora diventa troppo ovvio che è una trappola, capite? Perché se noi stiamo qui a mettere tutta sta roba, potrebbe sembrare troppo chiaro che è una trappola. Dobbiamo mettere tutta una specie di ombrellone. E mo capite perché vi ho detto, che deve essere una roba semi-estiva, no? Perché c'è un ombrellone. Questo è un ombrellone. Io le dirò: Anna, guarda, ti ho fatto un ombrellone. Ombrellone. Molto bella la parola ombrellone. Però non è questo il punto. Il punto è che lei, una volta entrato qua dentro, ora ve lo faccio vedere, tanto io ovviamente posso anche sabotare la mia stessa trappola. Qui noi mettiamo tutte le pressure plate. E, come vi dicevo poco fa, una volta che lei entrerà dentro, succederà questo. E ogni volta che lei cercherà di uscire, non potrà! Perché? Avete capito? È geniale come trappola, dovreste provarci a fare anche voi. Se avete un mondo con degli amici, assolutamente vale la pena intrappolarli in questa trappola così. Ed è perfetta! Non c'è un punto da cui puoi scappare. L'unico modo per scappare è rompere, ok? E così puoi. Ma, e voi vi direte: ma Lion, Anna può rompere? Non è detto. Non è detto, miei cari folletti del bosco, miei piccoli leoni d'oltretommare. Stavo per dire oltretomba, ma era brutto. Oltremare. Vi faccio vedere perché. Se io uso
questa cosa qui, che alcuni di voi conoscono, sono gli stessi comandi che usiamo nelle sfide di case. Se io la uso per creare una regione dove Anna non possa né rompere e né costruire, ok? La frego, torno da lei e le dico che ho trovato il pappagallino, ok? E in questo modo mi faccio seguire. Lei ovviamente non aspetterà altro, sarà contentissima, mi dirà: oh sì, che grande, sei il mio Lionio preferito. Ovviamente se non ha ancora in testa di cercare di farmi uno scherzo, cosa che farebbe meglio ad abbandonare, visto che io sono praticamente inscherzabile, più o meno. Andiamo a vedere dove sono questi lama però, perché mi sono insospettito. Dove li ha visti? Io vedo le sue pecore solite. Boh, non mi pare che ci siano lama, forse sì. Non è che mi stava cercando di attirare? Quella Anna, solita sospetta. Va bene, le dico... dormiamo, ok? Facciamo così e schippiamo la notte. Al mattino le dirò che ho trovato il pappagallino. Aspetta che salgo. E dove sta perché lei? Dove cavolo è? Probabilmente se ne è scesa nella sua miniera puzzolente. La intrave, vedo roba lì. Ah, ma allora, aspetta, mi sembra di vedere. Vedete pure voi lì nell'angolo? Quelli sono dei lamis. E c'è anche uno zombie. Ci sono? Ok, dormo pure io. Perfetto. Buonanotte. 3, 2, 1. E dai, è certo che si dorme poco su Minecraft. Ok, perfetto. Ti ho trovato anche il pappagallino. Guarda, mettiamo un botto di faccine sorridenti. Potrei anche parlarci con lei, scusa, ma parliamole, no? Aspetta, Anna? Anna? Oi, oi, hai letto? Sì, aspetta, arrivo. Stavo facendo la mia farm. Non me ne frega niente. Vieni, ho trovato il pappagallino. Dove? Vieni, ti porto. Non te l'ho preso perché non lo lascia... Ma devo prendere qualche oggetto per temarlo? Sai che non lo so? Però, vabbè, guarda, andiamo a vedere, che sennò scappa. Nel dubbio io ti ho portato un guinzaglio, sia mai che lo vuoi prendere a guinzaglio. Okay. Poi non lo so. Cioè, penso che mangia forse l'erba. Può essere che il pappagallino... mangia l'erba? Ne hai? Dai, prendi un po' di semi e ce va bene. Ce l'ho. Dai, andiamo. Oh, ma non so. Secondo me con i semi lo prendi sicuro, Adesso devi venire con me, perché io ovviamente questa cosa la sto registrando, È importante. Ok, ci sono. È il momento. Abbiamo immortalato la tartaruga, immortaliamo anche certo, il pappagallo. È il momento importante in cui tu conoscerai il tuo pappagallino. Però ho anche preparato un'altra cosa carina. Cos'è? Un dettaglio. Allora, ma siccome... quello lì? Cosa? No, quello lì è un punto di mezzo. Cioè, praticamente, siccome ho pensato di farti una sorpresa, allora ho deciso. Siccome il pappagallo è un po' più lontano, allora io faccio così. Prima tu mi aspetti lì, che è la nostra zona estiva. Vieni, ti faccio vedere. Ho fatto... infatti, dicevo, sembrava un ombrellone. Esatto, tipo. Sembra un ombrellone. E infatti ti ho fatto questa zona estiva. Allora, tu vai sotto l'ombrellone e io vado a prendere il pappagallo e te lo porto. Ok. Ma, Lion? Che c'è? Scusa, ma come faccio a uscire da qui? Non puoi. Come non posso? È una trappola, zozza! Sei in trappola! Perché? Ma il pappagallo! Che cacchio, ti ho visto nuotare per un attimo. Anna, il pappagallo, questa è la parte più brutta, non no. c'è ancora, mi dispiace. Ma no! No, però... mi hai ingannato, no, il pappagallo! Allora, non cercare di fare la vittima e smettila di attivare quei pistoni, non c'è uscita. Ti ho ingannato perché ti ho vista che eri invisibile, volevi farmi uno scherzo, io lo so. Beh, ti ho stas... ma non è vero! Sì, sì. La pozione è rimasta dall'altra volta. No, non dire menzogne, la mia era finita da molti secoli. Quindi non è vero, non ci credo. E sei in trappola e indovina un po', ci rimarrai finché io non decido. Ha! Dov'è mio pappagallo? Come hai fatto a uscire? Ferma! Dov'è no! Aia! Smettila! Come hai fatto? Porca miseria, non vale! Come hai fatto a uscire? No! Non lo so, ne ho approfittato che sono No! Vai dentro! Sì! Dai, non vale! Puoi nuotare! Alla pancia tua, hai lasciato l'acqua sotto! No! Dai! Adesso ci devi rientrare, non me ne frega nulla! Rientra! Forza! Va bene. Ah, guarda te! Oh, uno fa una trappola perfetta e arriva questa qui, l'ultima venuta! E cosa decide di rovinarti? Smettila di camminare, non puoi uscire! Sì, ce l'ho fatta! Ma perché nuoti? Com'è possibile? Non lo so, c'è qualcosa che tipo ti fa... Ho capito perché è come se io riuscissi a mettere i piedi nella parte bassa del pistone quando è sollevato e quindi sprofondo e sguiscio via. Non me ne frega niente. Prova. No, poi non riesco più a uscire, sei prova. Scema. Aia, dai, oh, è vero. Vedi? Ma sei sicura di quello che hai detto perché... Non lo so, ciao. Anna! Come... dai! Chi la fa l'aspetti? Sì, ma guarda che io posso uscire. Poi sei anche scema, perché il punto era che tu entra dentro e smettila di cercare di buggare la mia trappola. Oh, allora prova a uscire normalmente. Cosa dovrei... Smettila!
Oh, ti ammazzo, devi smetterla. Allora, okay, prova a uscire normalmente. Non riesco. No, dovresti cercare di rompere. Cacchio, ma ce la fai? Non lo so rompere. Oh, questo era tutto il senso di quello che io fa. Tu riprova a rompere, riprova, fammi vedere. Riprova, vedi? A rompere. Non puoi, era questo, ragazzi, io e voi che abbiamo preparato, io e voi. E lei arriva, cosa fa? Prova a scavare, ma io ti zaccagno, porca miseria. Nuota, nuota. Vieni, vieni a zaccagnarmi, vieni, così ci rimani intrappolato. Secondo me lì non puoi uscire di nuovo. No. Ciao. Hai rotto le scatole. Cioè, solo tu sei riuscita a fare sta cretinata. Io non lo so come. E questo è perché mi ha ingannato. Io ero innocente e speranzoso di ricevere innocente un pappagallino. Allora, aspetta, col pappagallino possiamo rimediare, ok? Ti ho promesso un pappagallino e avrai un pappagallino. Vieni con me. Tu. Io non voglio un pappagallino. Avremo tutti e due un pappagallino. Non voglio. Faremo lo squadrone dei pappagalli. T'ho detto io, che tu e Cico. Non voglio un pappagallino. Vieni con me. A proposito di quello di Cico, non gli abbiamo detto più che era nel nether. È vero, ci siamo dimenticati. Porca miseria, quel pappagallo è rimasto nel nether per una settimana. È diventato tipo un ghast arrosto, poverino. No, no. Poverino, sarà diventato un ghast. Senti, ma fammi andare a cercare, perché come ho cercato la trappola posso cercare anche questo. Minecraft, come si chiama? Pappagal. Ah, parrot. Ma che pappagal? Allora, il parrot si trova nella jungle e mangia, aspetta, c'è di 5 diversi colori, ok? Quello di 5 è quello ciano e si tema con i semi. Avevo ragione. Semi. Hai visto? Te l'ho detto io. Prendine un po'. Pillager. Non ci servono i pillager, no, a meno che tu non vuoi teimare un pillager. Ma te lo sconsiglio perché fanno rumoracci e picchiano. Allora, vieni con me, dobbiamo trovare una giungla. Chiediamo ad Alex se sa dov'è una giungla. Criminale! Ah! Eccolo. Sai dov'è una giungla? Sì. Dimmi dov'è una giungla. Dietro casa di Cico. Dietro casa di Cico, lontano? Di andare obliquamente. Obliquamente verso... Come è? Cacchio di definizione. Aspetta, aspetta. Allora, immaginiamo che c'è. Io sono sotto casa di Cico, ok? Ok, oh. Allora, da una parte c'è il villaggio, ok? E dietro c'è nulla. Cioè, tu mi stai dicendo devo andare dietro. Verso le montagne. Sì. Verso le montagne. Sì. Ok, non mi sembri sicuro per nulla. Ma non so sicuro. Cioè, non so come spiegare. Devi andare a casa di Cico e verso... Dall'altra parte di casa mia devi andare. Ok, sì, quindi sì. Ok, di lato di casa di Cico. Ok, perfetto, vattene via. Ciao, 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 ciao. Sei ancora qui? Devo andare. Allora, va bene, Anna, noi siamo in missione per conto del tuo pappagallo. Vieni con me. È già partita. Lui vuole. Ma come sei già? Dove cacchio sei? Non lo so, ma sono partita. Ma dovevamo andare insieme, Anna. Non lo so. Dai, dove sono? Dove io non sei? So dove è casa oh, di ti Cico. Ammazzo. Dove sei? Come non sai? Ma io stavo andando, Anna. Io sono nella neve e vedo ma il come nella neve? Vento. Ma cosa? Dove sei? Dove sei? Il mulino a vento. Vabbè, vai a quel paese. Se trovo il pappagallo me lo tengo io, va bene? No. Così ti impara. Non mi segui. Non mi segui, cioè non lo so. Allora, ho trovato la giungla. Guarda te. Guarda tu te. Serio? Sì, sì, sì. E adesso? No. Sai cosa? Prego, arrivo, arrivo. Ti attacchi alla mia titrebia. E sai cosa ho trovato? No, niente. Questa è dove ho fatto la trappola a Cico. Me ne frega. Allora, io ti dico, guarda, sarò gentile. Ti dico verso dove devi andare, ok? Sì, sì, sì. Devi andare le montagne. Te le devi tenere a destra, quindi a sinistra, ok? Sì. Oh. E ti conviene sbrigarti, perché se io trovo un pappagallo, potrei decidere tre cose, no? O lo ammazzo, perché potrei... No. Oppure lo catturo per me, ok? Che pure... No. Potrebbe essere. Oppure te lo tengo per te. Però, capisci bene, è solo una. Ho visto una giungla lontana, forse è quella. Per forza è quella. Io sono lì, guarda, sto qua navigando in mezzo al verde, che è molto bello, un mare arrivo di foglie. Arrivo a navigare nel verde. Ma non tu so se... Tu cerchi i pappagalli. Sto cercando, ma non so se ne troverò uno per annuso te. Annuso i pappagalli. Li annuso io, puzzano di semi, però... So mica. Come puzzano di ne semi? Ne troverò uno per te oppure no, sai, cioè... Sì, ti prego. È difficile. Sto notando rapidamente. Anna, non ne trovo neanche uno per me. Ma come no? Se li è preso, ce n'era uno. Cioè, ce n'era uno e se l'è preso Cico, fammi capire. Potrebbe essere. Ho visto dell'azzurro. Forse era il mare, però. Porca miseria, era il mare. C'è una mucca. La vuoi una mucca? Non la voglio la mucca, voglio il pappagallino. Non c'è il pappagallino, c'è la mucca. Se ti va bene la mucca. Dai, Anna, mi sono persa. Di nuovo. Sì, era dai, una palude, non era una giungla. Sei uno schifo. Cioè, non l'unica so cosa. Una cosa non dovevi saper fare, cioè uscire dalla mia trappola, e quello l'hai saputo fare. Tutto il resto non lo sai fare. No.
e ti arrangi. Niente cerca pappagalli. Cerca il pappagallo, tu è importante. Non ce n'è, Anna, sto guardando ovunque, c'è un pollo, va bene, un pollo. No. No, quelli piacciono a te. Ma non mi piacciono, io li odio i polli. Comunque guarda che non ce n'è, non ne trovo. Cioè però... l'unico pappagallo di tutto il mondo l'ha preso fidati. Lui. Bisogna cercare bene, ma ti dico che ci sta, eh. Cioè non lo so se vivono tipo sulle fronde in alto, può essere. Può essere. Certo, se tu fossi qui ad aiutarmi a cercare e sarebbe più facile. E c'hai ragione, ma mi sono persa. L'ho trovato. L'hai trovato? Dove? Sì, è qui. Non lo so dove sei tu adesso. Oh, ti ammazzo, vieni, è qui. Lo vedi? Oh, teimalo, vai. No. Come è no? Tuo. No, è ci mancherebbe altro. Tuo. No, Anna, per favore, guarda, te lo regalo, proprio tuo. Vai, teimalo. Non mi vuole. Dai, cioè, prima o poi, quanti semi non hai? Non mi vuole. Fermati, eccolo, ti ha voluto. Prendilo ora sulla spalla. Come si fa? Con la mano lì. Bravissima! Guarda, ma l'hai mollato pure, però. Ma non l'ho mollato. Riprendi sto pappagallo del cacchio, Anna, e su. Non lo riesco a prendere. Dai! Posso solo mettere seduto. Ma no, l'hai preso prima. Riprendi sto. No, era shift. Un caso. Non era un caso. Shift, dai, prendilo. Anna, cosa sta facendo? Sta ballando. Cosa sta facendo? Così sto pappagallo. Oh, prendi sto pappagallo. L'ho preso? Oh, sì, adesso. No, non è vero. Dove è finito? È qui. Ok, forse ce l'hai sulla spalla. Aspetta, ti dico. Allora, può andare sulla spalla del personaggio. Sì. Però può anche andarsene via. Quindi praticamente... Non ti piace la mia spalla? Però non lo so, sai. No, puoi stare. Puoi stare. Ma mi segue? Sì. Sì. Mi segue, questo è l'importante. Ok, contenta tu, contenti tutti. Non farlo annegare subito, magari. Resistilo qualche minuto, rimani qui. Sì, vieni via dall'acqua. Ecco qua. Va bene, perfetto. Prova a rimettertelo sulla spalla. Cioè, guarda, è andato dentro la torcia piuttosto. Non mi vuole, perché? Non lo so, eccolo. Ce l'hai fatta. Però ed è sceso. È caduto di nuovo. Sì, ma perché tu ti muovi troppo? Devi muoverti piano, che cacchio. Ferma. L'ho preso. Stai ferma. Oh, ci abbiamo messo un quarto d'ora per farti cioè, però per metterlo sulla spalla. Boh. Cos'è stato? Che è successo? Sembrava un creeper, sembra. Ma che è sto fa sto verso? Ma chi? Ho sentito un fss. Che cacchio. Io non ho sentito niente. Forse era il pappagallino. Che fa Sibila. Ma c'è qualcosa che fa verso. Io lo sento. Quello fischia. Te lo ammazzano. Te lo ammazzano, no! Ci penso io. Scozzo celetro. Che paura. Te lo uccido. C'è una freccia in testa. Vabbè, chiudiamo qui allora, che la notte è pericolosa. Per questa volta è tutto. La trappola non è andata poi così bene, ma gli abbiamo trovato il pappagallo. Quindi tutto bene, quel che finisce bene. Giusto. Dai, Anna, out. Ciao.